siamo con Manuel, giocatore titolarissimo della selezione Uruguay in semifinale dopo una grande prestazione con la Vigia Junior. Eh sì, è stata molto dura, combattuta fino all'ultimo, abbiamo fatto gol subito e dopo sono stati quasi 25 minuti di sofferenza. Ma ce l'avete fatta, quindi adesso semifinale con la Tia, com'è? Le ho visti giocare, sono molto forti, poi non si stancano mai. Pochi ma buoni, che sono 5 effettivi, senza cambi, ma corrono come dei pazzi. Corrono come dei pazzi, noi poi oggi ci mancano due ragazzi, vabbè, speriamo di far bene. Ok, allora, in bocca al lupo, ci vediamo dopo, grazie. Allora, la Fiorentina ha tornato a vincere da qualche dolcino a questo ieri, poi Frosinone verso il derby della Ciociara, a 2-0 per la Roma, 1-1 Piero Lupo Juva, e poi Verona 2 Torino 2, questa partita Empoli Napoli. Pensavo che Sarri, conoscendo l'Empoli, l'avrebbe asfaltato, invece no, era in testa anche l'Empoli 2-1. Sì, esatto, questo è ancora in corso, che e c'è Carpi Palermo 2-1, interessante il Carpi, perché la squadra è promossa e si sta comportando benissimo, infatti la comunità Piero. Vedo che anche attenzione Sampdoria Bologna 0-0, è veramente una partita che per pochi, cioè chi soffre di cuore e di noia non la deve seguire. Invece bellissima, perché stavo sentendo bellissima Sassuolo Atalanta, di tutti over, appunto, due a partita, lo dico per gli amici del fantacalcio, potremmo andare anche i risultati, perché oramai non so che ci sono due parate, la tua squadra, il cuore, poi la tua squadra del fantacalcio, c'è tutto che aspetta i gol dei suoi giocatori. Io non ho mai giocato a fantacalcio, però mi piace. L'ho fatto io, le persone che sono appassionate, non so come capire, per giocare in cercato anche, sì, poi io ho fatto lo stesso, come si chiama la nostra? No, l'ho smesso, però dimenticavo di mandare la formazione. Quest'anno mi ha chiesto ogni volta che non mandi la formazione 100 euro, ho detto che allora ti do lo stipendio di Nocerino e finisco il torneo. Però fantastico, spesso è intoccato, secondo me, del fantacalcio, che mi ricorda il risico, qui comincia alle 2 del pomeriggio e finisce a mezzanotte del giorno dopo, contrari, sotto però ci si trova, si beve, si mangia, quindi questo lato goliardico mi piace. Poi due madonne, starei a guardare tutti i giorni i risultati, ho un lato, però insomma. Per conoscere giocatori magari emergenti, riusciamo a trovare anche dei talenti. Sì, sì, la cultura calcistica. No, anche perché poi ho scoperto che non conta tanto avere grandi campioni, quando riesce a fare una squadra di grandi campioni, ma vale di più azzeccare il centrocampista, il terzino, delle squadre tipo Carpi, Sassuolo, che giocano tutte le domeniche, che vanno in sufficienza facilmente. Che fa punto e dopo sono tra amici, no? Sì, non, però se vuoi, allora, quello che ne parliamo, ma non capiamo niente, possiamo lanciare anche se volete Daniele Bossari come sì, concorrente della vostra Fanta Lega, avvisateci. E sono iniziati il secondo tempo? No, i secondi tempi si stanno quasi per finire. Ah, però perfetto, siamo sul pezzo. Però no, vedo che alle 18 invece si giocherà un'altra partita. Che Lazio Udinese, ecco, Cristian, che ha avuto anche un trasporto. Quella la Lazio se poteva andare alle partita alle 18, alle 18 che poi naturalmente andiamo fino al match di questa sera, fino al derby, per cui stiamo insieme, staremo insieme. Tra l'altro alle 17:10 ci sarà un'altra con la collegamento. Vorrei ritrovare solo musica italiana, c'è cioè diffusione comunque nazionale qui a Milan, quindi adesso ci dobbiamo inventare qualcosa, io e te, per andare a reclutare qualche ospite. Ho avuto una grande fortuna questa mattina, è venuto a trovarci Massimo Guantini, che mi guardi non fa volare. No, non lo so, ho scoperto anch'io stamattina, no? Però se io ti chiedo, è l'inno d'Italia, l'inno d'Italia chi l'ha scritto? Don Erenis ha scritto parole insieme a Massimo Guantini, che stamattina era qua
ci ha raccontato la storia di questo inno, tra l'altro ci ha portato una versione anche per il nostro tempo, ci sentite, ci sentiamo? Ma si può mandare, si può mandare qua noi, ce l'abbiamo Claudio? Claudio, eccolo qui, abbiamo anno fa, tu sai che è stato qua a Barone l'altro giorno, ci ha detto no, che molto... possiamo chiamare quando si torna qua, perché era Milano se non partiva con la tutta. Quanti collegamenti abbiamo? Ci sono stati 10 poi 18 10. Allora, facciamo un sito quindi con è pronto il disco? Allora, ascoltiamo questa processione in anteprima, perché ancora non è stata vicino, perché non è stata vicino, ci sono state prese, cioè rimodernizzato, ma non sa l'uscito, Massimo, guarda qui, New Look. Potrebbe essere lui, no? Il collegamento.
Buongiorno, salutiamo dentro e vediamo che tutti gli stand lì regalano gadget. Aspetta il portiere, ho pagato proprio. Grande Ale, un ringraziamento a tutti gli uomini della Coppa del Mondo di Milano che hanno fatto anche questa volta un quarta quarto lavoro, impegno per creare un evento del genere dei cittadini che hanno realizzato fisicamente tutti quelli che abbiamo fatto di tutti qui, i tecnici, Fabio, Stefano, il gruppo. Quindi questa è proprio la dimostrazione che quando ti piace una cosa non è il tempo che ti impedisce di farla. Ciao ragazzi! Sì,
Anche tutti. Ci siamo da Casa Villa Music Village, Radio Italia, solo musica italiana.
quindi sto vivendo anche dei momenti sportivi di alta intensità e tutte le attività parallele poi in attesa del gioco di stasera alle 8:45. Però Gigio mi ha fatto scoprire una cosa molto interessante sul libro del Milan, libro che tutti quanti conosciamo e che comunque è anche scritto dal cantautore in tutto il mondo. Toni e Massimo Guantini, che è un autore, compositore, e ho avuto la fortuna di andare quest'oggi e ero di passo a Michele Romano, no? L'autore della musica del Libro d'Italia. Tutti pensano che se non vieni per scoprire dietro il lavoro e la fatica c'è una propria storia meravigliosa. Dopo il primo lo studente di Berlusconi, incontro con presentare qui prima il suo tributo, il suo amore, no, nei confronti della squadra del Milan con una canzone che si chiama proprio Rosso Neri, scritta da lui e invece nel caso di c'erano tanti musicisti che hanno trasferito nelle diverse ricordo Iannacci quando diceva quando vince il Milan in una canzone meravigliosa, chi è insomma di questa città e fa questo mestiere difficile e poi non trascrive il suo amore in tra le molte tre. Allora, io ragazzi adesso che restituisco la linea e ci risentiamo più tardi se non sbaglio, tra un'oretta, giusto? Siete sempre voi in onda? Noi siamo qua fino alle 19 e... Fammi dire solo una cosa, scusa Facile. Dico a tutti gli ascoltatori, magari se vi trovate qui a Milano, comunque venite in casa Lina nel Village perché non vi ho fatto un gratuito, per cui insomma si può stare qui a divertirsi con la famiglia. Perfetto, grazie mille. Ci ricorderemo poi più tardi per salutarci. Siamo di nuovo alla mia. Dico una cosa, fa. Dai, go. Sempre le trasmissioni sulle gastronomiche italiane, eccetera, con una chiara. Allora, 100% Francia Corta, la posso prendere la bottiglia? Facciamo quello che abbiamo fatto noi, cioè provarla. Tu mister che lo chiamiamo qua, vieni qui che vogliamo salutare i tuoi giocatori, salutare tutti gli spettatori che ti stanno guardando. Siamo contenti che stiamo qua, è a casa Milan, ringrazio tutti i giocatori della nostra squadra, saluto anche il responsabile della squadra Atia, siamo contenti che stiamo qua, grazie a tutti. Siamo pronti per questa squadra, siamo stati tutti per deve vincere questo torneo, per regalo a tutti gli egiziani a Milano e siamo contenti ancora un'altra volta che siamo qua. Perfetto, allora in bocca al lupo e a dopo, ciao! Grazie.